Non so se vi ricordate i principi del Fusecchi, quelli che c'erano sui foglietti che vi ho dato l'altra Ah, volta. sì. Ecco, Sì, io no. prova a leggerli. 1. C'è una mossa urgente. A. Una che dia una base alle tue pietre. B. Una che tolga la base alle pietre del tuo avversario. C. Una che prenda l'iniziativa in una certa area. Queste sono le priorità. Cioè, alla domanda Questa è c'è una la mossa mossa urgente. urgente. La mossa urgente, secondo questa definizione, è quella che diciamo, ne va proprio della vita e della morte dei gruppi, che è la cosa più grossa, perché un gruppo è già grosso di suo, comunque occupa un'area abbastanza grande, quindi il fatto che venga catturato piuttosto che no sposta decine di punti, ma parecchie decine. La seconda è c'è una mossa grande, e la mossa grande è una che estenda da una tua posizione, una che impedisca un'estensione dell'avversario, oppure. Una che minaccia un'invasione, una che impedisca un'invasione. Queste sono intese come precedenze? Ok. No, quelle sono alla pari, Ah. diciamo in una categoria vanno alla pari, perché la mia estensione vale tanto quanto l'estensione dell'avversario. Cioè, per esempio, se bianco estende da qui a qui, non credo che sia l'ordine delle mosse di questo Fusecchi, ma se bianco estende fa un certo lavoro. Se nero glielo impedisce, che solo estendendo qui, quello qui si può invadere con questa. Questa lì. Però comunque insomma una qualsiasi mossa di nero qui che impedisca a bianco di giocare un'estensione varrà tanto quanto l'estensione che ha fatto bianco. Ma qua verosimilmente bianco è venuto qui, nero è venuto qua e bianco è tornato indietro. E probabilmente questa è l'ultima mossa che ha giocato bianco nel Fusecchi. Perché è un po' innaturale, ad esempio, partire così e giocare lì. O partire così e giocare qua. Poi può capitare di tutto, però la vedo strana. Ok, tocca nero. Dove gioca nero? Ah, ci siamo dimenticati la terza regola. C'è un C'è grande un grande moio, moio. devi espandere o consolidare il tuo moio, devi annullare o invadere il moio del tuo avversario. Perché sempre valgono uguali, quella in cui faccio o quella in cui impedisco che lo faccia l'avversario. Però 1, 2, 3, quelli vanno in priorità, perché la cosa più importante è la vita dei gruppi. Quindi se c'è un gruppo in pericolo, mio o dell'avversario, si gioca lì. La seconda cosa è guardare alla costruzione o alla distruzione del territorio, ma intendo i punti quelli sicuri. Per cui se posso estendere o impedire le estensioni piuttosto che invadere o impedire di essere invaso in quello. Se poi non ci sono né gruppi in pericolo né ci sono estensioni, a questo punto si guardano i punti che potrebbero arrivare in futuro. E quindi il numero 3 c'è un grande moio, a quel punto si cerca di espanderlo, se è proprio, piuttosto che di ridurlo, se è quello dell'avversario. Per cui, qua proviamo a ragionare. Ci sono dei gruppi in pericolo? Immediato Ok, concordo. Ci sono delle estensioni da fare? no. Ma fai questa qua piccola del bianco, non è grande. Estensioni grandi no. Ah no, però in effetti c'è quella del bianco, cioè non per il nero, per il bianco. C'è quest'area che Sì. bianco potrebbe andare a prenderla, in effetti. Piuttosto che nero potrebbe andare a invaderla. Va bene, proviamo a ragionare su questo. Allora, intanto un'invasione andrebbe fatta non per semplicemente andare a riempire uno spazio dell'avversario con delle pietre proprie, ma per andare a separare l'avversario in due gruppi deboli. Tenete presente che quando io invado,
avrò un gruppo debole. Se bianco invadesse qua, per esempio, questa pietra nasce come gruppo debole. Poi magari tra un po' di mosse vive fra due occhi, quindi per definizione è invulnerabile, quindi il gruppo più forte sul Goban. Però adesso è il gruppo più debole che ci sia. E questo è vero che sta togliendo dei punti a Nero. Però col fatto che viene attaccato e che Bianco non lo vorrà lasciare, se no è inutile averlo invaso, vuol dire che Bianco lo va a pagare, perché finisce che poi magari mentre questa cerca di scappare Nero chiude il territorio di qua, chiude il territorio di qui, e quindi farà magari più punti sia sopra che sotto, rispetto a quanti sembra che ne stia facendo adesso. Per cui è vero che Bianco glieli toglie, ma corre il rischio di dargliene di più. Non solo, magari c'è il rischio che Nero metta delle pietre qui, con cui poi dopo può andare ad invadere, ma a invadere sul serio, nel senso che se Nero avesse tante pietre qua sopra, in seguito all'invasione qui, adesso andando a invadere potrebbe davvero trasformare questo in un gruppo debole bianco. Allora va bene. Un'invasione invece così, in cui Bianco va solo a creare un suo gruppo debole, ma verosimilmente non crea gruppi deboli a Nero, né di qui né di lì, è un'invasione pericolosa, perché io la posso fare solo se sono già in vantaggio di punti. Dico, se Nero chiude lì, va in vantaggio lui, ma adesso io sono avanti, per cui gioco lì, evito che Nero mi superi, qualcosa comunque farà, per cui sarà una partita vicina, però evito che mi vada troppo avanti e quindi mantengo un po' il mio vantaggio. Ma se siamo pari e io invado, è il metodo migliore per andare sotto, perché Nero comunque qualcosa farà. Qui era forse più facile da vedere. Ah, chiaro, nelle partite handicap è diverso, perché Bianco parte che è pazzescamente indietro. E quindi, quindi comunque qualsiasi mossa che faccia, anche la prima, il solito approccio che si fa a 9 pietre, comunque di fatto è un'invasione perdente. Cioè, qui hai creato il tuo gruppo debole, però lì non c'è proprio nulla da fare. Lì funziona che Bianco, invece che abbandonare con la prima mossa, gioca e aspetta che Nero sbagli un numero sufficiente di volte, più di lui. Se Nero va a invadere da queste parti, non ha proprio un punto dove attaccare Bianco per creargli dei punti deboli, perché va a attaccare qui, ma... No, per esempio. Non so se sia la migliore, ma rende evidente che questa di Nero serva poco. E qui si vuole lo stesso. Piuttosto che magari, più furbamente, si può uscire. Se Nero estende, comunque non è che sia proprio vivo vivo, ma adesso questo un po' l'hanno sofferto. Per cui poi dopo Bianco può pensare a qualche contrattacco giocando da queste parti. E adesso questa è un'invasione vera, perché queste forse sono deboli, almeno quanto questa. Tutto grazie al fatto che Nero invaso un po' maldestramente lì. Per cui diciamo, se non ci sono estensioni, se non ci sono mosse per far o togliere territorio in maniera consistente, rimane solo l'ultimo punto, quello del moio. C'è un moio in questo Goban. Beh sì, cioè il Nero potrebbe spingere il Bianco lungo questa linea e guadagnare una grande influenza sulla parte interna. Ok, quindi per esempio tu dici il Nero potrebbe giocare una cosa del genere, idealmente, non è che il Bianco vada a rispondere a tutte le mosse, però una cosa così, e questo è il modo di Nero. Ok. Incidentalmente, se toccasse invece a Bianco, avrebbe anche lui una mossa analoga con cui espandere
la propria formazione, che è la stessa di nero, che è la stessa di nero sostanzialmente, cioè di nuovo idealmente il bianco nei suoi sogni vorrebbe fare una cosa così, no? È chiaro che questa forma di nero è assurda, per cui il nero non giocherà mai così, casomai questa. E, però questo è proprio il confine tra i due moio. E quindi giocarci vale doppio, perché vale sia per espandere il mio, sia per ridurre il suo di bianco. E il punto migliore è comunque questo, non spingere direttamente, né per nero né per bianco, cioè questo è il punto giusto per entrambi. Perché so, se ci giocasse nero e bianco volesse resistere, una serie di salti del cavallo nero, non è che questi sono proprio tutti i punti suoi, però quando poi alla fine bianco deve invadere per cercare di fare, di portargli via qualcosa, anche se va a fare il gruppo debole solo il suo, quello che succede di solito è che due terzi dei punti del moio di solito si riescono a trasformare in punti veri. Poi magari non necessariamente qui, magari qui in realtà bianco si prende anche tutto, però quando succede una cosa del genere, a meno che nero non sbagli, succede che poi nero riesce a invadere di qui, di qui e togliere a bianco i punti. E comunque in qualche modo la regola dei due terzi non circa vale. Di conseguenza questo è, sono 361 punti, quindi un quarto sono 90, questi sono 100 e qui ce ne sono tanti altri, questi saranno almeno 150 punti, anche di più, 160 170, due terzi di 160 sono parecchi. Diciamo che anche stando scarsi sono 100 punti e qui non ci sono, per cui bianco non può permettere una cosa di questo genere. Quindi dovrà fare qualcosa subito. Se toccasse bianco, di nuovo, se nero dovesse resistere allo stesso modo, adesso è bianco che invece fa un moio molto più grosso di quello di nero. Per cui il punto è questo. Allora, poi il combattimento può diventare molto complicato. Però stai dando a bianco potenzialmente qualcosa di più. E qui c'è un taglio che è peggiore di quello che ci sarebbe nella stessa situazione così. Perché è vero che il taglio c'è ancora, può essere sfruttato subito, ma se è tolto in scala oppure con qualche minaccia più diretta invadendo qua. Ma se siamo così, questo taglio è peggio, perché è subito a cario, a differenza di questa. Per cui no, ci sono dei casi in cui si può lasciare un buco davanti alle pietre avversarie, ma in questo caso direi che è peggio rispetto a questa.